Consente per portare l'attenzione questa vertenza, che è una vertenza che purtroppo, se prosegue nella direzione che diciamo, ha preso la direzione che sta in Inghilterra, porterebbe questo territorio a prendere ulteriori 80 posti di lavoro. Noi stiamo cercando questo periodo, abbiamo incontrato tutte le istituzioni locali, concluderemo diciamo, con la regione questo iter di incontri con le istituzioni per tentare di far retrocedere l'azienda questa impostazione della vertenza, quindi cercare di salvare posti di lavoro. Abbiamo chiesto anche attraverso la prefettura di riconvocare l'azienda, per ragionare su una possibilità appunto di salvare il più possibile i costi di lavoro, ma lo stesso prefetto ha dovuto constatare che non era convocato che non ha nessuna intenzione di ritornare sui passi. L'unico tavolo che abbiamo e confronto che abbiamo con questa azienda è un tavolo che potremmo definire tecnico, perché hanno dichiarato questo licenziamento collettivo con chiusura dell'attività e questo è un tavolo tecnico sul quale stiamo ragionando e possiamo mancare delle alternative. Ecco, questa è in sintesi diciamo, la vertenza. Noi stiamo tentando in tutti i modi appunto di salvaguardare questi 80 posti di lavoro che stiamo chiedendo la mano a tutti quanti. Abbiamo fatto già incontri con il sindaco, con il viceministro, con la provincia, con la prefettura, come dicevo prima, e oggi con la regione. Quindi siamo da lei anche per capire come la Chiesa che è un'istituzione principale. Siete solo questa azienda in Italia? Questa azienda ha tre stabilimenti in Italia, sì, però la produzione di filtri si faceva soltanto in questo stabilimento a Salerno. Le altre aziende che stanno praticamente in Emilia fanno prodotti plastici più cose diverse. I filtri fanno soltanto in Ungheria e in Inghilterra. Oltretutto ha fatto anche un'azione, chiamiamola così, sul paese, perché ha spostato la produzione che si era a Salerno da quando è cominciato il piccolo processo di integrazione, ha spostato in Inghilterra. In Inghilterra uno stabilimento che lavorava 4 giorni, è passato a 5, da 2 giorni è passato a 3, quindi questa produzione che facevamo qui probabilmente l'ha spostata altrove, sicuramente l'ha spostata in quello stabilimento. Ecco, si tratta di questo diciamo è il succo della vicenda. Non ci sono qui i lavoratori che naturalmente hanno chiesto
avevamo pensato anche di tra le tante iniziative che stiamo mettendo in piedi in quello stabilimento, che attualmente è diciamo, presidiato, e noi siamo in assemblea permanente da quando è successo, venerdì scorso. Questa assemblea permanente l'abbiamo in qualche modo regolamentata anche con un accordo con la direzione aziendale, per cui siamo in un presidio nei locali della mensa, un presidio che diciamo, va avanti con iniziative varie. Tra le cose che abbiamo pensato anche per celebrare una mensa, e qualche per quello poi siamo andati a contattarci. Io non avevo spesso difficoltà su questa questione, sì, so. L'unica cosa è anche vivere queste cose per quelle che sono, non si può strumentalizzare la mia, se i cristiani devono vivere certe esperienze, le vivono, quindi per quel che mi riguarda. Sulla questione così, cioè, leggendo, perché ho seguito un po' leggendo le cose, ho visto un po' l'anomalia generale, che purtroppo io vedo quello che si corre da dentro, un discorso più diffuso, ecco, viviamo dentro questa situazione, ho la sensazione che prevale proprio il discorso nelle categorie ecclesiali dell'egoismo, cioè se ognuno fa, disfa, a prescindere da tutto e da tutti, insomma. Per quel che mi riguarda, certo, vi posso esprimervi la piena solidarietà, quello che posso, volentieri sentitemi con voi, accanto a voi. Anche se poi so bene che non è che io ho poteri che fanno riferimento un po' alle istituzioni, insomma. Quindi questo, io mi auguro che a livello così di società in generale, possa essere da una parte una presa di coscienza di una situazione che è sempre più devastante, perché io basta che guarda voi solo mangiare, cioè questo il problema vero è che va a toccare anche progetti di vita avviati, no? Perché si organizza in base a questo, quindi per quel che mi riguarda, ecco, la Chiesa, quello che possiamo fare volentieri facciamo, se serve far sentire la voce, ecco, però ripeto, è una voce più di carattere morale, perché poi praticamente non possiamo fare granché. Nello stesso tempo quello che è l'auspicio è che veramente in un momento di difficoltà ci possa essere un soprassalto di solidarietà generale, nel senso che tutte le difficoltà si affrontino dentro una logica solidale, o ci si salva tutti, o ci alla fine pagano tutti, insomma. E anche chi pensa di, anche le contraddizioni si assommano, si spostano, ma poi non risolvono. Questo è, noi sappiamo bene, per esempio, come Chiesa basta prendere la voce del Papa, no? Francesco, su quello che è il problema del rapporto economia, persone, soldi, profitto, rispetto della persona. Però sono logiche, direi, a livello culturale diffuso, minoritarie oggi. Sono voci che gridano nel deserto. Perché a me fa meraviglia che mentre noi parliamo di situazioni di questo tipo, dall'altra parte si parla di esplorare degli utili finanziari, no? Dimensioni, questo mondo speculativo che dove porta, dove va, si va. Quindi personalmente, ecco, io che vi posso dire, sentitemi vicino e se posso, quello qualsiasi cosa, insomma. Avete visto che accedere qui non è complicato. Posso? Sì, bene. Allora, io sono un cavaliere, rappresento l'organizzazione della SLC CGL, che è di questi lavoratori
Io ho un nome dell'organizzazione che ha fatto bene il segretario generale Anselmo, la ringraziamo di questa cosa che ci ha ospitato oggi, però vorrei che lei qualche cosa in più facesse, diciamo, nel senso che potrebbe anche investire, io dico così, il Santo Padre di Roma per questo che è avvenuto, perché in come è avvenuto questo fatto di questa azienda è un fatto da quando scolpinato, nel senso che non è successo mai nel rapporto delle relazioni e anche sullo Stato italiano, che dalla mattina alla sera un'azienda chiude i battenti. Allora, siccome il dramma è forte, non solo questo è il dramma, perché questo è un dramma di tanti drammi che ogni giorno noi viviamo, lo vediamo benissimo, se lei stamattina dai giornali prende benissimo, il padre ammazza due figli, quindi è una cosa che non... E la Chiesa in questo momento, io credo che la cosa più forte che ci possa sostenere in tutto e per tutti i sensi. Io dico questo, che il capo della Chiesa romana, un vostro scritto, sarebbe il caso anche di farlo, perché 80 famiglie sono 80 famiglie. Io non voglio addentrarmi sulle cose che ha detto Anselmo, l'ha detto benissimo, ha detto tutto quello che c'era da dire, ma anche perché questa azienda ha chiuso i battenti in modo così strano, e vorremmo che questa azienda venisse di nuovo al tavolo per fare in modo che anche l'attività lavorativa ridotta, che non ci ha convinto di quello che lei ha detto al tavolo, anche con una forma ridotta, possa aprire, possa dare una speranza a questi lavoratori e a queste famiglie, perché poi questo, se non lo è un altro dramma nel dramma, perché apriamo i giornali e i 10 comandamenti vengono completamente distrutti, stracciati ogni giorno, quindi è una cosa che noi non sappiamo più che cosa sono questi 10 comandamenti. Io lo so bene, e si paga anche lo scotto però di aver distrutto la sensibilità morale in giro. I nodi vengono a pettine. Poco tempo fa io mi trovavo a parlare con alcuni, dicevo: voi proclamate i valori, ma le scelte che si portano avanti li distruggono. Questa è la contraddizione. Quindi, perché Santo Padre, basta leggere l'ultima esortazione apostolica, l'Evangelii Gaudium, c'è tutto un capitolo. Voi sapete che è stato accusato in America di essere, che è poi Vangelo. Noi la settimana scorsa qui a Salerno abbiamo organizzato un incontro con le scuole su quello che è stato il messaggio per la pace, la giornata della pace del Papa, con i licei, qui all'Augustella Pieno. Quindi. E se uno ascoltava, quindi il discorso vero, perché la realtà della Chiesa si muove su queste linee, noi non possiamo che riaffermare questo. A livello della formazione delle coscienze, non è che abbiamo, quindi il problema vero, a mio modo di vedere, è che se a livello di comunità emerge questo discorso, quindi io posso sentire, e quello è così, i referenti che io ho nella Santa Sede, poi non è il Papa è che sta presso tutto questo, ma c'è il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, cioè tutte le questioni sociali vengono seguite in questo modo. Però ripeto, io ho piena coscienza di quello che sta accadendo, io mi avverto la responsabilità, soprattutto i drammi che succedono. Io già
quando ero a Roma, proprio quando ancora di queste cose nemmeno si pensava, mi aveva impressionato proprio il problema di quelli che 40 anni, 50 anni che perdevano il lavoro, no? Che i drammi, io faccio i conti non diciamo con le imprese così, ma con i drammi della gente, perché io dicevo oggi voi, le famiglie, le persone, giro nelle parrocchie, vedi? Io quello che ritengo importante, credo, che veramente a livello delle istituzioni, e questo io lo riaffermo con forza, tanto vedo che qui chi fotografa, chi prende, chi invecchia, non è questo, che ci possa essere veramente una affermazione di una visione solidale. Purtroppo a volte invece ci sono, ognuno litiga per conto suo, insomma, e a volte si usa uno contro l'altro. Quello che per me è questa la strada, al di là del caso specifico che voi l'avete sulla pelle, quindi non è che dice adesso ci fa il pensierino, no? Non è un problema di pensierino, però è un problema di via da percorrere. Poi io cercherò di capire se ci sono opportunità e possibilità che hanno una valenza diversa, ben bene, casomai l'unica cosa, fatemi avere una scheda più dettagliata per capire chi è il soggetto, perché a volte poi dietro questo c'è Bucchi, no? Certo. Noi in questa avvertenza, una cosa che anche qui è successo probabilmente per la prima volta al sottoscritto almeno.